imparerai ad evitare guai. Basta un po' di fantasia e come per magia assieme a tutti noi tu verrai via. Ogni giorno novità, scopritelo anche voi. Qua giù è sempre così, noi vi aspettiamo qui. Il fantastico mondo di Richard Scarry. I cavalieri della tavola di Sgobbonia. Aiuto! Questo brutto drago mi ha catturata! Guardate, cavalieri! C'è una bella fanciulla in pericolo! Il mio nome è Sandrino Cuor di Leone e sfiderò qualunque pericolo pur di salvarla! Sbrigati, Sandrino! Uffa, ci stai mettendo troppo! Un minuto, abbi un po' di pazienza! Ah, vuol dire che mi salverò da sola! Fatto! Che cosa fai? Sandrino, sono stanca di fare sempre la fanciulla indifesa! Voglio fare il cavaliere anch'io! Sei troppo piccola per fare il cavaliere! E poi ci serve una bella fanciulla da salvare! Bene, se le cose stanno così, allora troverò degli altri cavalieri con cui giocare. E poi voglio avere un castello tutto mio. Un castello tutto tuo? Sì, quello che vado a costruire in giardino. Ma aspetta, Sally! Ehi, miei cavalieri! Non è male l'idea di costruire un castello in giardino! È vero, mio amabile principe! Non è più semplice aiutare Sally e i suoi cavalieri a costruire il loro? Ma quei bambini non sanno come si fa un castello! E noi sì? Certo! Andiamo! Quando Sally avrà finito di radunare i suoi cavalieri, il nostro castello sarà già finito! A posto, Zigo Zago? Tutto procede perfettamente, Sandrino Cuor di Leone! Perfetto! Facciamo l'altra torre! E per finire il ponte levatoio! Sandrino! Allora, Sally, che cosa ne pensi del nostro castello? Non è giusto! Avete costruito un castello in giardino! Era una mia idea! Lo so! Ed era anche un'idea grandiosa! Ma io volevo... Io... Non piangere, Sally! Possiamo costruire anche il nostro! Vieni, aiutami! Costruiremo un castello bellissimo! Avete ragione, cavalieri! Ehi, mi è venuta una grande idea! Sandrino, ti va di fare una gara a chi costruisce il castello più bello? Certo! Diamoci da fare e che vinca il migliore! Andiamo, ragazzi! Yuhu! Sally, vieni ad aiutarci! A che serve quella botte? Questa è la tavola rotonda! Su, vieni! Ora vado a chiamare mio padre, così ci dà una mano. Ecco fatto. Evviva! Saremo i cavalieri della tavola rotonda di Sgobbonia. Sì! E allora? Ehi, papà, ci aiuti a costruire il ponte levatoio? Certo, Sandrino. Scusa, hai finito, papà? Sì, ci sono quasi. Facciamo una prova, cavalieri? Benvenuto nel tuo maniero, Sandrino Cuor di Leone! Urlà! Ragazzi, se non ci sbrighiamo, tra poco finiranno il loro castello, anche se noi abbiamo iniziato prima. Ehi, guarda! Quella sì che è una buona idea, non ti pare? Andiamo! Hai ragione, anche a me pare una bella idea. Venite, cavalieri della tavola rotonda, vi ho portato uno spuntino. Che gentile! Grazie, Sally. Hai avuto un pensiero carino. Ma
panini succulenti! Hanno anche un tavolo! Davvero? Fammi vedere! Accipicchia, avere un tavolo e delle sedie non sarebbe male! Per non parlare dei panini! È vero, è un po' vuoto qui dentro. D'accordo! Anche noi abbiamo bisogno di una tavola rotonda! Di sicuro quei marmocchi hanno avuto una buona idea! Puoi dirlo forte, Kenny! Sapete, credo che questo sia il più bello tra tutti i castelli del mondo! Sicuramente il nostro è il più bel castello mai visto, vero? Oh, che castello meraviglioso! Ed è anche quasi finito! Cosa? Quale? Quello! Avete solamente quel piccolo buco da riempire! Sì, ma con che cosa? Hilda ha ragione! Così non ci saranno più due castelli piccoli, ma ne avremo uno solo grande! Avevo sbagliato! Anche le bambine possono fare i cavalieri e non solo le belle fanciulle! A meno che non scelgano di farlo! Su, giochiamo! Sì! Oh, ma noi cavalieri chi salveremo adesso? Perché non salvate me? Eh? Rodi cavalieri, aiutatemi! Chi mi salverà dalla strega? Noi! Anch'io lo so! Mi domando come mai non abbiamo trovato pietre preziose a Sgobbonia. Perché vengono estratte dalla terra, Sandrino? Dalla terra! Quanti tesori ci sono laggiù! Ferro e carbone tu troverai, l'oro se fortunato sarai, sono sepolti in profondità, son le ricchezze dell'umanità. Quanti tesori ci sono laggiù, si scava una nuova galleria con una carica ad orologeria. E dopo quegli scotti paurosi trovi diamanti o metalli preziosi, poi il materiale viene portato via a bordo di un camion in raffineria. Quanti tesori ci sono laggiù? Se ne troveranno nel sottosuolo di Sgobbonia? Iniziamo a scavare e lo scopriremo. Maiali cavernicoli! La storia che vi racconterò oggi ci fa tornare indietro nel tempo, in un'epoca in cui la vita era molto dura. Non c'erano le auto, i telefoni e neanche le case. Migliaia di anni fa tutti vivevano nelle caverne. Come i maiali cavernicoli. Vi presento Botta e Colpo, i primi inventori della storia. Cercano sempre di rendere la vita più facile a tutti. Ecco qua, ce l'ho fatta. Adesso possiamo finalmente cenare. Ah, era ora, avevo una fame da dinosauro. Oh? Oh. Beh, almeno il mio arrosto è caldo. Provo ad accenderlo di nuovo. Ehi, ascolta, Colpo. Come inventori, noi dovremmo... No, Botta, nemmeno per idea. Non parliamo più di invenzioni. Non piacciono a nessun altro maiale delle caverne, lo sai. Non farti pregare, Colpo. Sono sicura che gli piacerà. Non vogliono saperne. Ti ricordi dell'ultima? Del cappello? Sì, è stata fantastica. Ha evitato che le nostre teste si scottassero ai raggi del sole. Ma vedrai che quest'idea piacerà a tutti, non scoraggiarti. Va bene, d'accordo. Che cosa hai in mente? Aspetta, non ho ancora finito! Ecco, dammi una mano! Wow, sta fermo, non farmi cadere! Allora dimmi, che cosa ne pensi? Che cosa sarebbe? È un posto dove vivere! Oh, certo, ho capito. E come lo chiamerai? Aspetta, adesso ci penso. Ecco, io potrei chiamarlo... Ci sono!
sì, lo chiamo casa, è un nome appropriato. Hai avuto un'idea stupenda. Sì, è meglio di qualsiasi caverna umida e buia. Lascerà entrare i raggi del sole e la pioggia non passerà, hai capito? Sì, ma non tiene lontani i nostri sbadati vicini. Ehi, Clank, guarda dove vai, per favore. Credo che i maiali cavernicoli non siano ancora pronti per le case. Hai qualche altra invenzione in mente oggi? Sì, forse ce l'ho. Su, coraggio, vieni con me. Perfetto! I maiali cavernicoli non dovremo più mangiare per terra, potremo mangiare su questo. E che nome vorresti dargli? Questo è un... potrebbe essere un... un tavolo. Ma certo, lo chiamerò tavolo. Posso suggerirti un miglioramento? Ma scusa, che cosa sono? È dove possiamo mettere il cibo, così ciascuno avrà la sua porzione personale. Ah sì, una bellissima idea, ma ora dimmi come pensi di chiamarli. Vediamo un po', li chiamerò, potrebbe andare bene. Piatti, sì, piatti, ecco come li chiamo. Bravo, Colpo, ho sempre pensato che fossi un genio. Ti ringrazio, Botta. Oh, non c'è di che. Andiamo, mostriamo ai maiali cavernicoli le nostre ultime invenzioni. Siate educati, per favore. Potresti passarmi i piatti, Botta? Ecco qui, un piatto per ciascuno. Cominciamo pure. Ma cosa? Scusatemi, non volevo. Ci penso io. Ma che fai? Il piatto non si dovrebbe mangiare. L'impressione che i nostri amici cavernicoli non apprezzino molto la nostra ultima invenzione. Sì, hai ragione. Forse l'unica che hanno apprezzato è stata la scoperta del fuoco da parte di Snort. Grazie ad essa la nostra caverna è diventata molto più luminosa. Aspetta, mi è venuta una grande idea. Ti piacerà! Fatta! Accipicchia, è bellissimo, Botta, ma che cosa sarebbe? È un carro, sì! E ci porterà in qualunque luogo vorremmo andare! Trasportare le cose sarà molto più semplice. Ma tu pensi che agli altri maiali cavernicoli piacerà? Non viene nessun altro? Si parte, signore! Si parte! Clank, per favore, dacci una spinta! Beh, perlomeno quest'invenzione gli è piaciuta parecchio, che ne dici, eh? Stai attento! Una giornata perfetta per una nuotata in piscina! Sembra che tutta Sgobbogna abbia avuto la nostra stessa idea! Puoi tuffarti, puoi nuotare, un sommergibile diventare, ma molto più ti divertirai, se a nuotare imparerai. Sul trampolino sali su, ma prima di buttarti giù, meglio se sotto tu guarderai, magari c'è qualcuno, non si sa mai. Sul bordo se c'è un po' di umidità, attento che si scivola. Non tuffarti quando l'acqua è bassa, meglio farsi una nuotata e basta, se i consigli miei
seguirai, tanti guai tu ti eviterai, se i consigli seguirai, tanti guai tu ti eviterai, se i consigli seguirai. Forza, corriamo a fare un tuffo! L'invasione dei bidoniani. Guarda, televisore, ti ho comprato una bella antenna nuova. Ora possiamo guardare qualcosa insieme. Non ti piace? Oh, il segnale dovrebbe essere da questa parte. No, forse è da quest'altra. Ma cos'è quella? Aha, ecco il segreto. È ovvio, l'antenna deve essere messa sul tetto. Oh, cielo, aiutatemi! Comprare un bidone della spazzatura più grande la prossima volta. Oh, che paura. È buio qui dentro. Chissà se adesso riuscirò a captare meglio il segnale TV. Bidoniani dallo spazio cosmico. È il più bel film che io abbia mai visto al cinema. Credi davvero che ci sia vita sugli altri pianeti? Spero di sì. Ti va di giocare ai grandi esploratori dello spazio infinito? Certo! E la nostra missione sarà trovare forme di vita su un pianeta lontano. Andiamo! Che ci sia vita aliena da questa parte. Chissà che aspetto avranno gli altri abitanti dello spazio. Paci picchia, Zico Giago, dietro l'angolo c'è l'orrendo bidoniano venuto dallo spazio cosmico. Indaghiamo sull'accaduto. No, è un vero bidoniano. Io non stavo affatto scherzando. Un vero bidoniano? Oh. Wow! Quindi anche sugli altri pianeti c'è vita! E di sicuro non sono affatto come noi! Dobbiamo avvertire sergente Multa! Presto, ragazzi! Scappate! Scappate! Sta arrivando il bidoniano dal profondo spazio cosmico! Il bidoniano dello spazio cosmico? Guardate! Vorrei tanto che qualcuno accendesse la luce qui dentro. Oh, cielo! Che sta facendo questo terribile baccano? Spero che sergente Multa sappia cosa fare! Sergente Multa! Sergente Multa! I bidoniani dello spazio cosmico sono atterrati a Sgabbonia! Adesso calmatevi, ragazzi, e ditemi di cosa state parlando. Allora, avevamo finito di vedere un film al cinema di Sgabbonia quando abbiamo avvistato un bidoniano dallo spazio cosmico! Certo che voi, ragazzi, avete una fervida immaginazione! Sì, ma io davvero... Eccolo, è là! Al riparo, ragazzi! Un momento, ma io non ho mai creduto agli extraterrestri! Ah!
Quelle impronte sono stranissime. Non ho mai visto niente del genere. Non le tocchi, sergente Multa. Magari non vanno più via. Non essere fifone. Sono sicuro che esiste una spiegazione logica per tutto questo. Mi sembra quasi che non riesca a vedere. Oh no! Rischia di farsi male. Andiamo ad aiutarlo. No, tiratemi fuori da qui! Ragazzi, state attenti. Un attimo. Questo bidoniano mi sembra... No! Il signor Ciccio Pasticcio! Avete visto, ragazzi? Lui non è affatto un alieno. Stavo solo cercando di far funzionare il mio televisore. Tutto qua? Oh, cielo! Aveva dimenticato di collegare l'antenna. Perbacco, non è un'avventura incredibile? Wow, che spettacolo!